Allora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Proprio puntuale, proprio... Adesso che l'albero è acceso, colgo l'occasione pronto per augurare a tutti le buone feste, un buon anno e l'anno che sia migliore, come dicevamo prima, ritorniamo alla vita normale. L'uomo è l'animale sociale, cioè abbiamo bisogno di stare insieme, per cui auguriamoci di poter ristare insieme con le persone, perché questo è importante. Anche quest'anno purtroppo non abbiamo potuto festeggiare come speravamo, con i classici mercatini natalizi. Purtroppo la pandemia è ancora in corso e l'albero luminoso, che ormai è 19 anni che caratterizza il nostro territorio e per cui valorizza Castelbellino, è vero, ma nello stesso tempo è un punto di riferimento per tutta la vallata. E su questo devo ringraziare, come rappresentante dell'istituzione di Castelbellino, il comitato di Castelbellino dell'albero, che è composto da tre componenti, appunto. Uno è la Proloco, rappresentata da Nenza Di Mopondo, che è il presidente, e poi gli altri due componenti, che sono il Circolo Primo Maggio di Castelbellino Paese e la Banda Musicale. L'albero di Natale da sempre rappresenta emozioni positive, rappresenta la festa, rappresenta lo stare insieme in famiglia, rappresenta i regali, per cui ci riporta tutta quanta a un'infanzia, no? E per cui tutte cose positive. E l'albero è giusto che ci sia anche per far felici i bambini, soprattutto. Anzi, dobbiamo fare in modo di vedere quest'albero come una rinascita. Una rinascita, perché dietro l'albero c'è le foglie che cadono, ma poi dopo rinascono le foglie. Per cui conto è accendere e un conto spegnere. L'amministrazione comunale ci ha voluto dare questo segno positivo, l'accensione, non lo spegnimento. Già siamo in un periodo particolare. Se l'avessero tenuto spento sarebbe stato un segnale negativo, ci avrebbe messo piuttosto in depressione. Invece lo hanno acceso. Un conto è accendere, un conto è spegnere. L'albero è di color verde, il verde è speranza e noi altri vogliamo sperare nonostante tutto. Praticamente riaccendiamo l'albero, ma sapete che siamo in pandemia e tante cose non si poteva fare, facevamo i mercatini, si mangiava, ci si divertiva in questo giorno. Purtroppo quest'anno non possiamo fare, comunque anche l'anno scorso non abbiamo fatto niente, però una cosa dobbiamo farla, con tutte le cose, le mascherine che abbiamo, ma l'albero va acceso, deve essere acceso per forza. E così abbiamo fatto, ci abbiamo combattuto, ci abbiamo lavorato, siamo stati in tanti a lavorarci sopra, ma l'abbiamo acceso. Buonasera, come banda musicale di Castelbellino facciamo parte del comitato dell'albero, oramai ho circa 20 anni che contribuiamo allo svolgimento della manifestazione con la nostra banda che allegra la manifestazione, ma purtroppo è 2 anni che anche l'anno scorso abbiamo la manifestazione in maniera ridotta, altrimenti insieme ai nostri musicisti, circa 25-30 musicisti diretti dal maestro Gasparini Giuliano, allietiamo la manifestazione dell'albero. Per quanto ci siamo sforzati per farlo, come diceva anche il presidente della Proloco, proprio per dare un segno di speranza e un segno di ripresa. E poi l'albero c'ha tutti i significati illuminati che ognuno di noi può esprimere, può pensare. E niente, mi associo con gli altri al ringraziamento degli sponsor che anche quest'anno in condizioni di una manifestazione sottotono ci hanno dato la fiducia e ci hanno supportato. E anche, abbiamo trovato anche nuovi sponsor che si sono attivati per dare un contributo alla comunità. E no, non ci rimane altro che fare un augurio di buone feste, buon Natale e un grandissimo anno nuovo.